Questo Vangelo, in questa solennità di tutti i santi, ci spinge con Matteo alle beatitudini, cioè quella gioia profonda che in effetti non è semplicemente un sentimento che va e che viene, ma è addirittura l'espressione dei poveri, in ebraico c'è una parola che si dice che chiama quelli che sono impoveriti, gli umili, i mendicanti, praticamente come qualcuno che in un certo qual modo è stato impoverito. Allora deve gridare alla giustizia di Dio perché Dio non vuole che sia impoverito. Ecco, sono gli Anawim. E sì, il popolo di Israele sono stati Anawim, cioè è rimasto qualcosa, ha perso tutta quella ricchezza, la gloria che il popolo di Israele con l'elezione aveva e si è ritrovato un piccolo resto più volte dell'esistenza di questo popolo. Questa è l'essenza degli Anawim. Gli Anawim sono quelli che non hanno altra cosa che il proprio cuore, il proprio spirito attaccato, dipendente da Dio. Allora, beati i poveri in spirito, beati questi Anawim, perché di essi è il regno dei cieli. Tutto il resto verrà in aggiunta, dirà Gesù. Tutto il resto non è importante. Proprio di oggi. Abbiamo avuto la gioia di iniziare la formazione masterclass in comunicazione e leadership con una tecnologia dopo tanti anni, abbiamo speso tanti soldi e pertanto così un temporale, forse un'elettricità, una tensione un po' più forte, chissà quali motivi, e il computer ti lascia. E tu non l'avevi previsto, non avevi fatto un budget per poter, ma questo ti permette di mendicare a Dio, di dipendere da Dio. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto. Questa non è una giustificazione di qualsiasi pianto, ma questa è la certezza che con il Signore non si rimane nella desolazione, ma Lui capisce, Lui consola il suo popolo, saranno consolati. E questa bellissima seconda beatitudine ci dice in effetti qualcosa che riguarda forse la nostra vita spirituale. Come dimenticare grandi santi come San Francesco che talvolta piangeva, o Padre Pio, piangeva per il proprio peccato. In effetti nella storia della spiritualità il pianto è molto spesso le lacrime. Sono segno di liberazione dal male, liberazione da questo male che si incarna nei nostri peccati. Ecco perché siamo consolati, non siamo soli. Vedete la parola consolazione? Significa che quando siamo soli, non siamo soli, siamo con qualcuno che ci consola. Allora, le lacrime ci lavano, in un certo qual modo per farci entrare in questa vera gioia. Ancora beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, capite bene, molto legata alla povertà in spirito. I poveri in Israele gridano Tzedakah, Tzedakah, cioè fai giustizia, io sono povero, ma Dio non vuole così, Dio è giusto, allora sii uno strumento di Dio. E allora noi siamo strumenti di Dio anche nella nostra vita di tutti i giorni, se abbiamo fame e sete di giustizia, non possiamo tollerare quello che sta succedendo a livello del pianeta, a livello dei poveri, a livello dell'ambiente. Ci sono tante responsabilità di cui noi dovremmo prenderne atto se abbiamo fame e sete di giustizia. E solo così siamo saziati. Gesù ci dice in effetti che questa gioia, questa beatitudine arriva quando abbiamo fame e sete di giustizia, arriva anche la risposta, arriva anche la sazietà. Beati i misericordiosi. E qua utilizzo un termine che in ebraico indica le viscere.
beati quelli che cioè hanno le viscere tenere, come di una madre, cioè un cuore povero, perché troveranno misericordia. Quindi non siamo critici con noi stessi, altrimenti saremo critici con gli altri. Quindi non siamo critici con noi stessi per diventare misericordiosi nei confronti degli altri. Questa è la gioia, certamente, che ripaga. Un misericordioso è ripagato da questo tipo di gioia. Beati i puri di cuore. Puro, certamente, nel senso che il diavolo non lo può toccare. Gli impuri sono infestati. I puri di cuore sono quelli che hanno una volontà, una decisione, una direzione nella propria vita, che è pura, cioè che praticamente hanno la visione di Dio. E infatti Gesù ci dice, beati questi puri di cuore, perché vedranno Dio. Cioè sanno bene che la tappa della realizzazione della propria vita, del proprio cammino, va verso quello che è la volontà di Dio. Ancora, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questi operatori di pace sono coloro i quali che hanno fatto della shalom, cioè questa pienezza, non è semplicemente la pace, quasi un sentimento di stare bene. Sì, è un frutto dello spirito, c'è anche questo, ma la pace, la shalom, è pienezza totale in Dio. È guarigione, è liberazione, e ti porta a molto di più che togliere i sintomi di un problema. Il Signore ti dà molto di più, cioè ti dà anche che, nonostante i sintomi, tu possa fare di più. E quindi l'operatore di pace è nella pace, pertanto si trova con i piedi nella guerra, si trova con i piedi in una situazione non tanto bella, nel combattimento spirituale. Questo, per questo c'è la gioia, per questo è beato, perché certamente questo è il figlio di Dio. Noi non siamo persone delle nullità, degli schifo. Se questo esce dalla nostra bocca, per favore chiedete a Dio di guarirla, perché noi siamo figli di Dio, siamo re e regine, abbiamo una dignità che anche delle maledizioni che noi o gli altri ci hanno dato, certamente non ci possono togliere. Ancora, Gesù termina con una doppia beatitudine: beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Aveva detto che il regno dei cieli è dei poveri in spirito. E qui ci dice che sono i perseguitati per la giustizia che sono il regno dei cieli. In effetti è una traduzione della povertà in spirito. La povertà in spirito talvolta può fare arrivare la persecuzione. Nella ridondanza di questa beatitudine lui dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Attenzione, non è una qualsiasi insulto, non è una qualsiasi persecuzione, non è una qualsiasi menzogna, ma è ogni sorta di male che noi riceviamo per il fatto di essere cristiani, per il fatto che noi seguiamo Gesù, e quindi che scateniamo un pochettino la collera di colui che in effetti non ha questa benedizione, ma addirittura è condannato. Allora in questo caso Gesù ci dice: rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. La santità è gioia. Questo Don Bosco lo insegnava ai suoi giovani. E il Papa, che è stato in una scuola salesiana, ha proprio scritto alla sua scuola lì in Argentina, dicendo proprio: grazie di avermi insegnato che la santità è gioia. Allora, fratelli e sorelle, questo ci insegna veramente che possiamo realmente diventare santi già rimanendo nella gioia, nella beatitudine. In effetti il Vangelo che abbiamo sentito è messo al futuro, in una tensione, perché non si può essere nelle lacrime e nella gioia nello stesso tempo, secondo il pensiero umano, ma nella grazia di Dio sì.
Nella grazia di Dio possiamo essere in combattimento, possiamo essere nella miseria, possiamo essere persecutati. Allora, ho saltato una, mi dispiace, l'ho saltato, i miti, e concluderò con loro. Beati i miti. I miti sono quelli che praticamente hanno una dolcezza profonda, che praticamente cercano di equilibrare le cose che praticamente vivono. Questo equilibrio, questa armonia, questa sintonia con lo Spirito Santo vuole veramente farci avere la gioia. E questo è frutto di dolcezza, di mitezza, ma anche di umiltà. Che questo Vangelo possa aiutarci, fratelli e sorelle, a questo.